Che ha come obiettivo quello di riflettere, condividere e soffermarci un attimo sui fatti che sono avvenuti nel Ruanda nel 1994, perché il genocidio dei Tutsi in Ruanda l'ONU gli ha dedicato un giorno internazionale del 7 aprile, essendo capitato giovedì, abbiamo una serie di manifestazioni tesi a dare l'opportunità a chi vuole sentire, riflettere su gli avvenimenti di allora, perché quegli avvenimenti oggi sembra che non abbiano insegnato nulla. Quello che è successo in Ruanda, dove un milione di gente è stato abbandonato, lasciato, dove il comandante della missione di pace dell'ONU ha chiesto il permesso di poter intervenire per fermare il genocidio e non ha avuto questo permesso, e quindi oggi siamo convinti che il mondo continua sempre sotto le decisioni di alcune potenze che tengono in ostaggio praticamente la comunità internazionale. Cioè, il Ruanda del 94 l'ONU non ha potuto salvare quelle persone perché nel Consiglio di Sicurezza alcuni stati hanno ritenuto che i ruandesi erano veramente non così importanti da salvare. Però ad oggi ci domandiamo come mai allora i libici sono così sono stati salvati dal loro dittatore Gheddafi con tanta velocità, e ci rimane un po' l'amaro in bocca. Poi lo sguardo continua, va verso la Costa d'Avorio, il Congo ormai abbandonato ai trafficanti d'armi, e chi deve andare a saccheggiare il coltan, appoggiandosi, e questo lo riconosciamo sempre come africani, sui nostri stessi fratelli senza scrupolo che vengono dal loro popolo. Quindi a ognuno le sue responsabilità. Noi africani dobbiamo riconoscere che ormai siamo dei bracci, siamo dei burattini, magari delle potenze che volendo le nostre risorse, volendo comunque continuare quel colonialismo che non è finito sotto altre forme, e noi non siamo ancora capaci di affrancarci, cioè di creare per noi un continente di pace e di giustizia. E su questo sicuramente con la buona volontà di tutti noi e soprattutto di noi giovani che sentiamo la necessità di costituire una memoria, perché in Ruanda la cultura della memoria non è mai esistito. Il genocidio del 94 è stato preceduto da tanti altri genocidi. Io stessa sono figlia del primo genocidio in assoluto del 59, dove mio padre ha dovuto rifugiarsi in Burundi e io sono nata lì come profuga, e poi sono venuta in Italia a studiare nel 92, e poi nel 94 mi sono ritrovata all'ora di cena davanti le immagini agghiaccianti, no, dei fiumi di tutta la mia gente, però attorno a me nessuno capiva nulla. E oggi ho un figlio di 5 anni al quale vorrei comunque contribuire a rendere il mondo un po' migliore, più accogliente. Guardiamo quello che sta succedendo nel Mediterraneo, quella gente che arriva disperata, che nessuno vuole, si dice così. Forse un giorno anche noi potremmo ritrovarci, chiunque di noi potrebbe ritrovarsi in quella situazione, per cui vogliamo manifestare quella umanità che di fondo tutti noi
abbiamo, perché nel singolo, in ognuno di noi, la voglia del bene, la possibilità di poter scegliere di fare il bene, non il male, c'è sempre. Forse tante volte viene manipolato e non ci viene dato la possibilità di esprimerlo. Quindi con queste parole do avvio a questo pomeriggio, che vorrei invitare a tutti voi di rendere un po' leggera con le vostre riflessioni e quant'altro. E quindi do subito la parola a Fabio Graziosi, che viene proprio appositamente da Bruxelles per portarci il messaggio del segretario delle Nazioni Unite, Bachino. Grazie, Franza. Buonasera a tutti. Sono personalmente contento di essere qua, è il mio secondo anno, spero ce ne siano altri dopo questo, e devo dire subito che mi sento diversamente accolto, percepisco, voglio dire, sul piano della mia personale impressione, un'atmosfera diversa rispetto a quella probabilmente inevitabile dello scorso anno, quando per la prima volta qualcuno che veniva a parlare del conto delle Nazioni Unite ha fatto capolino qua, potete immaginare. Nel messaggio di Ban Ki-moon che leggerò dopo si fa esplicito riferimento a quello che all'epoca fu il fallimento collettivo della comunità internazionale. Lo dico perché qualcosa che sento, ho trovato in Bene Ruanda e nelle persone che ho incontrato qua degli amici, delle persone con cui siamo rimasti in contatto e delle persone che probabilmente hanno in modo ragionevole e molto maturo hanno conducono una riflessione più sofisticata su diciamo sull'assetto delle relazioni internazionali. Prima dell'inizio si parlava con François della mia convinzione dell'importanza della pressione che la società civile può esercitare da una parte. Dall'altra questa pressione è chiaro deve avere degli obiettivi mirati. Su questo appunto François magari vorrà poi successivamente espandere. Quello che è importante quindi è la funzione di acquisizione e di incremento della consapevolezza e della coscienza collettiva. Io lavoro in un piccolo ufficio a Bruxelles, sono l'unico italiano in questo ufficio di informazione, che è l'erede di un ufficio che esisteva fino a qualche anno fa qui a Piazza San Marco, e ho avuto il piacere e l'onore di servire personalmente in una missione di pace delle Nazioni Unite in Kosovo dal 99 al 2004. Quindi ho sperimentato la dimensione del terreno e non è azzardato dire che, come probabilmente il dottor Aiello magari vorrà commentare o confermare, che quella generazione di operazioni di pace nata alla fine degli anni 90, nello stesso periodo nacquero due, una in Timor e una in Kosovo, ha probabilmente costruito la sua fisionomia sulla base delle esperienze e dei fallimenti degli anni precedenti, la stessa decade appunto degli anni 90. Avendo quindi sperimentato la dimensione del terreno, voglio dire, parlo in modo, credetemi, sentito. Non si tratta qui soltanto di leggere il messaggio di Ban Ki-moon o avere il login dell'ufficio di Bruxelles da qualche parte qua. Si tratta da parte mia di crederci, avendo sperimentato nel mio ambito quale può essere in condizioni difficili l'apporto che appunto la società civile può dare in contesti così difficili. Parlavo di lezioni tratte appunto da questa atroce esperienza. Le Nazioni Unite qualche anno fa, nel 2004, hanno adottato un programma di pubblica informazione, di pubblica comunicazione, che si intitola proprio Lezioni dal Ruanda e che ha come fondamentale, diciamo, come suoi fondamentali principi quelli di utilizzare tutti i possibili strumenti di
informazione pubblica per tenere desta la coscienza delle singole opinioni pubbliche nazionali su appunto temi quali la prevenzione del conflitto e il sostegno ai sopravvissuti. Nella consapevolezza appunto dell'impatto dilaniante che questo provoca anche in chi resta. E io ho avuto il piacere lo scorso anno di sedere qua in modo del tutto improvvisato e molto molto gradevole, di sedere qua accanto a Yolanda e di interpretare per lei per quasi un'ora questo suo terribile, terribile racconto. Ricordo ancora la sua lucidità, nonostante l'evidente peso emotivo che la memoria di quei momenti ancora adesso e per sempre, credo, causerà in lei. E quello che mi sono portato presso quell'esperienza è stata la sua serenità, la lezione etica che credo tutti noi abbiamo tratto in quell'occasione. Quindi, beh, adesso inizia, voglio dire, do via la parte più, se volete, ufficiale, meno spontanea da parte mia. Questo è il messaggio che il segretario generale ha rilasciato in occasione appunto della 17esima commemorazione del genocidio in Ruanda. Anche questo nel piccolo delle Nazioni Unite rappresenta un modo appunto di tenere costantemente un giorno l'anno desta appunto l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale su questo tema. E si tratta di uno strumento che a livello di informazione pubblica a cui le Nazioni Unite fanno crescentemente ricorso, con una promozione sempre crescente di giornate tematiche adottate dall'Assemblea Generale. Leggo il messaggio. In questa giornata onoriamo la memoria delle oltre 800.000 vittime del genocidio avvenuto nel 94 in Ruanda. Il nostro pensiero va anche ai sopravvissuti, lasciati col compito di ricostruire un'intera nazione e le sue comunità di frantumi. In questo giorno di commemorazione rendiamo un omaggio speciale al popolo e al governo del Ruanda per la determinazione e la dignità che hanno dimostrato nel cammino verso la ricostruzione nazionale e la gestione del trauma causato da questo atroce episodio. L'incoraggio a continuare a promuovere lo spirito inclusivo e di dialogo necessari per guarire, riconciliare e ricostruire. Le Nazioni Unite sono impegnate a prevenire la ripetizione di simili tragedie. Il riconoscimento del fallimento collettivo della comunità internazionale nel venire in soccorso del popolo del Ruanda e nel proteggere le vittime delle guerre nei Balcani ha portato all'approvazione del principio di responsabilità di protezione da parte del Vertice Mondiale delle Nazioni Unite del 2005. Misure recenti adottate dal Consiglio di Sicurezza in risposta alla crisi in Libia, in particolare l'adozione delle risoluzioni 1970 e 1973, segnano un significativo passo in avanti in questa direzione. Il Tribunale Penale Internazionale del Ruanda, la Corte Penale Internazionale e altri tribunali internazionali stanno inviando il segnale forte che il mondo non tollererà l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Il mio consigliere speciale per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere segue gli sviluppi in tutto il mondo, alla ricerca di avvisaglie precoci di rischio. Dobbiamo restare sempre vigili. Il patto del 2006 su sicurezza, stabilità e sviluppo per la regione dei Grandi Laghi comprende un protocollo su prevenzione e punizione del genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Incoraggio tutti gli stati della regione dei Grandi Laghi a impegnarsi per la sua piena attuazione. L'incoraggio inoltre ad accelerare l'arresto e il perseguimento dei latitanti del genocidio del 1994, tra cui Félicien Kabuga. Prevenire il genocidio è una responsabilità collettiva e individuale. I sopravvissuti del Ruanda ci hanno messo di fronte all'orribile realtà di una tragedia evitabile. L'unico modo per onorare davvero la memoria di quanti perirono in Ruanda 17 anni fa è di garantire che tali eventi non si verifichino mai più. Grazie.